Per il calendario cinese stiamo entrando in questo 2020 nell'anno del topo. So cosa stanno pensando alcuni di voi, l'anno della topa. No, non è l'anno della topa, è l'anno del topo. Anche se auguro a tutti i maschietti un gran bene. Quindi, segno del topo. Caratteristiche del segno del topo sono l'ambizione, la determinazione e la furbizia. Quindi magari anche voi siete ambiziosi, come è giusto che ognuno sia, determinati, ma magari non molto furbi. E se non siete furbi, magari possiamo prendere un po' di furbizia da qualche classico della saggezza cinese. A oggi si contano oltre 4.000 testi di strategia cinese. Il più famoso di tutti, sicuramente lo conoscerete, è L'arte della guerra di Sun Tzu. Questa è una nuova traduzione della dottoressa Michelle Nylan, docente presso l'Università Californiana di Berkeley di storia cinese. Non mi pagano, l'ho solo ordinato di recente per aggiornarmi, perché anche i classici è bene ogni tanto ritradurli, ci è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Ma non parleremo dell'arte della guerra di Sun Tzu in questi video, bensì del meno noto, ma non per questo meno utile, libro intitolato I 36 stratagemmi. I 36 stratagemmi è appunto il titolo di un testo cinese che illustra una serie di stratagemmi, 36 per l'appunto, usati in politica, in guerra e nella vita sociale. Non quindi un testo rivolto esclusivamente alle manovre militari, ma anche alle situazioni della vita di tutti i giorni. Da dove vengono questi 36 stratagemmi? Non lo sappiamo. Ti dico già che il testo infatti non rivela nessun autore specifico, quindi possiamo dire quello che vogliamo, sparlarne tranquillamente e non ci dice nulla a nessuno. No, non è così. Il nome della raccolta compare per la prima volta nella storia cinese nel libro dei Qi, più precisamente nel volume della biografia di Wang Jingzi. Chi era questo Wang Jingzi? Wang Jingzi era un generale che servì la dinastia dei Qi meridionale, che si distingue appunto dalla dinastia dei Qi settentrionale. La dinastia dei Qi meridionale regnò in Cina dal 479 fino al 502 d.C., non molto tempo, e Wang Jingzi appunto fu generale che servì questa dinastia sin dal suo inizio e ci lasciò delle cronache sul regno di questa dinastia. Tuttavia, quando dopo la dinastia Qi meridionale salì al potere la dinastia Ming, perché questi non ostacolassero il regno, molti membri della corte e della famiglia reale iniziarono a essere condannati a morte. E Wang Jingzi cominciò a vedersela brutta, sospettando che, a giusta ragione, sarebbe stato lui uno dei prossimi bersagli. Pertanto, ritenette opportuno che il miglior modo per reagire fosse organizzare una bella rivolta. Ma Xiao Baijuan, figlio e principe dell'imperatore Ming appena salito al trono, subito dopo aver sentito della sua ribellione, fuggì all'improvviso senza lasciare traccia, e non appena Wang ricevette notizia della sua fuga, si narra che abbia commentato dicendo: dei 36 stratagemmi di Lord Tan, la ritirata era il suo forte, e a voi, padre e figlio, conviene di sicuro darvela a gambe levate. Con Lord Tan, Wang Jingzi qui si riferisce al generale Tan Daoji della dinastia Song,
che fu costretto a ritirarsi dopo aver fallito l'attacco al regno dei Wei del Nord, e Wang citò il suo nome in questo contesto per fornire un esempio di estrema codardia. È importante a questo punto notare che il numero 36 fu usato da Wang in questo contesto come figura retorica. Il suo significato intendeva denotare i numerosi stratagemmi possibili piuttosto che un numero specifico di stratagemmi. La scelta di Wang su questo numero 36 è un riferimento diretto al libro di divinazione chiamato I Ching, dove 6 è un numero associato al conflitto e che condivide molte caratteristiche con le trame oscure coinvolte nella strategia militare. E dal momento che 36 è il quadrato di 6, esso diventa così una metafora a indicare un gran numero di possibili strategie. Quindi, dal momento che Wang Jingzi non si riferiva direttamente a nessun insieme specifico di 36 stratagemmi, i 36 proverbi e con le loro connessioni alle strategie e alle tattiche militari sembrerebbero stati creati successivamente a questo fatto, con la raccolta che così da Wang Jingzi prese soltanto il nome, 36 stratagemmi. 36 stratagemmi sono stati talvolta attribuiti alternativamente a due famosi strateghi cinesi, al già citato Sun Tzu, del periodo delle primavere e degli autunni, o a Zhuge Liang, del periodo dei tre regni. Ma nessuno di loro due è stato mai veramente riconosciuto dagli storici come il vero autore. Piuttosto, la teoria prevalente è che i 36 stratagemmi possano essere nati dalla storia sia scritta che orale e compilati in varie versioni differenti da diversi autori nella storia della Cina. Alcuni stratagemmi, tra l'altro, fanno riferimento a eventi accorsi al tempo di Sun Bin, cioè circa 150 anni dopo la morte di Sun Tzu, escludendone di fatto ogni possibile attribuzione a esso. L'originale copia manoscritta, che è alla base della versione odierna, sembra sia stata scoperta nella provincia cinese dello Shanzi, con data e autore ignoti, e messa in stampa da un editore locale, tale Chen Xihua, nel 1941, in un articolo in cui l'argomento principale era il mantenimento della salute. Ma fu solo dopo la pubblicazione di un articolo nel quotidiano del Kuomintang, il Partito Comunista Cinese, il 16 settembre 1961, che i 36 stratagemmi salirono all'attenzione del grande pubblico. Furono poi in seguito ripubblicati e distribuiti con sempre più crescente popolarità, fino a diventare delle vere e proprie espressioni idiomatiche usate anche dai cinesi di oggi nel loro linguaggio quotidiano. Questo è quanto sappiamo dell'origine dei 36 stratagemmi. Molto poco, ben dire, ma l'archeologia è materia ancora relativamente giovane in Cina e chissà che in futuro non emerga qualche reperto in grado di fare più luce su questo argomento. Nel prossimo video andremo a vedere invece la struttura che compone questo libro, per cui per essere sicuro di non perdertelo iscriviti al canale, clicca sulla campanella delle notifiche e ti do appuntamento a presto. Ciao!